Io resto qua sopra perché mi ha detto che stavolta mi registrano e allora per motivi di ripresa, diciamo. E intanto ben trovati. La seconda cosa che volevo dirvi è in qualsiasi momento non fatevi problemi, anzi sono contento se mi interrompete, perché la cosa interessante su queste materie, che sono anche un po' complesse, è che voi capiate qualcosa oltre a quello che è il mio slang, perché a volte come medici usiamo termini che non sempre magari per voi sono chiarissimi, ecco. Per cui se avete volontà, desiderio, interrompetemi pure, che così capiamo meglio, diciamo. E prima di incominciare volevo un po' presentarmi. Tutta questa sfizza di cose non è per dire quanto, ma era per dirvi un attimo come io sono arrivato a trattare anche questi temi. Allora, io ero un medico, sono un medico ancora, ma ero un giovane medico, e lavorando nelle corsie di ospedale e vedendo tanti pazienti ammalati, anche che arrivavano a fine vita, come spesso succede in chi lavora nella geriatria, e mi ponevo il problema che spesso le scelte non erano solo di tipo clinico puro, ma molte scelte si basavano su, diciamo, approcci tipo etico. Curo o non curo questa paziente che è ormai a fine vita, amputo o non amputo, per esempio, una gamba che è in gangrena, faccio o non faccio un'indagine invasiva dove magari rischio la vita del paziente quando siamo ormai molto vicini alle ultime fasi, vale la pena? E diciamo che la geriatria, un po' come la pediatria, ha delle caratteristiche molto particolari che stanno proprio nei pazienti che ci troviamo. Allora avevo fatto questa proposta, ancora ero specializzato, non so se voi sapete, il percorso prevede la laurea di 6 anni più almeno 4 o 5 di specialità, ero gli ultimi anni di specialità e già avevo proposto a quello che era il mio docente di allora che ci fosse qualche insegnamento alla scuola di specialità su queste tematiche di tipo etico, o meglio bioetico, dopo vedremo un po' la differenza. E il mio professore mi ha detto subito: ah, ma noi siamo clinici, cosa vuol fare il dottor Giantini? Queste cose qui le lasci ai filosofi, al massimo ai teologi, ma noi non è che ce ne occupiamo, queste cose qui sono cose che a noi non interessano. Impari a fare il bravo medico, a diventare un bravo medico e poi vedrà che le cose si sistemano e le capisce da sole. E dopo questo momento io ho lavorato dopo la specialità qualche anno fuori, Padova, a Castelfranco, poi sono rientrato, ho vinto il concorso, sono rientrato qui a Padova e nel frattempo questo mio professore, che era anche il direttore del reparto, si è ammalato e lavorando 50-60 anni fa si lavorava a volte senza tante protezioni, anche non si conoscevano magari bene come alcune patologie si prendevano, si era preso un'epatite C. L'epatite C è una infezione che spesso porta a cancro, a tumore, per cui gli è venuto un cancro cirrosi, come noi diciamo, un tumore al fegato, e quindi per 1 anno e mezzo è riuscito a fare un trapianto, è riuscito a salvarsi, è ancora vivo dopo più di 15 anni dall'intervento, e dopo 1 anno e mezzo è stato via dal reparto, che non l'abbiamo più visto, eccetera, è tornato a lavorare e al secondo mese che lavorava mi ha chiamato nel suo studio e mi ha detto: dottor Giantini, voglio dare un insegnamento alla scuola di specialità. E io ero tutto contento perché ero ancora giovane, mi ha detto: ma va bene. Io avevo sempre seguito un po', e anche adesso faccio ambulatorio per l'ipertensione, per malattie cardiovascolari, e ho detto: mi darà qualcosa sul cardiovascolare. In realtà mi ha chiamato e mi ha detto: lei dovrebbe fare un insegnamento di bioetica alla scuola di specialità. Io per poco non faccio un colpo perché proprio non me l'aspettavo da lui, e dico: ma come mai, professore? E dice: perché stando dall'altra parte, che voleva dire dalla parte del paziente, ho capito quanto importanti siano
queste tematiche che lei mi ha segnalato già da tempo, e così praticamente da allora insegno alla scuola di specialità questa materia, e poi via via sono entrato nei vari comitati etici, anche in quello dell'azienda ospedaliera qui di Padova, di cui sono vicepresidente, e in altri comitati etici. Vi dico perché questa cosa, che vi sembrerà un po' strana, diventa sempre più importante, soprattutto in chi, come voi, un domani vorrà, credo, fare, o è più portato a fare, anche discipline di tipo scientifico. Per esempio, oggi pomeriggio sono stato nominato dal giudice del tribunale perché devo seguire un caso, appunto, di una controversia giudiziaria in cui mi chiamano anche per questo tipo di problematiche, perché sempre più la parte, diciamo, etica si intreccia con quella che è la parte scientifica o più clinica. Il tema che mi hanno dato è molto ampio, per cui vediamo quello che riusciamo a fare. Io pensavo di fare almeno un'ora. Voi finite a che ora? L'una? L'una e dieci. Pensavo di fare almeno un'oretta così introduttiva, perché ci sono tantissime cose da dire. Però possiamo fermarci quando volete. Se vi interessa qualcosa di più specifico, mi fermo e andiamo su quello che interessa a voi. A me mi hanno detto di partire un po' dalla Costituzione e da che cosa riguarda in qualche modo il modo della salute, ecco, e quindi sono partito molto ampio, ma facciamo presto, andiamo sulle cose più serie dopo, subito dopo. Intanto sono partito da questo: che cos'è la salute? Questo è il concetto che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un'organizzazione che oggi raduna 192 nazioni al mondo, per cui quasi completamente a livello mondiale. E è una definizione data ancora nel 48, ma che resta valida, e dice: la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e anche sociale, e non consiste solo nell'assenza di malattie o infermità. Dice che è uno dei diritti fondamentali di ciascuno di noi, qualunque sia la razza, la religione, le opinioni politiche, le condizioni economiche o sociali, e che i governi hanno una responsabilità importante nella sanità dei loro popoli e devono prendere tutte le misure sanitarie e sociali appropriate. Questo concetto di salute, voi capite che è un concetto molto ampio. Chi di noi ha un completo benessere fisico, psichico, sociale? Difficile dire completo benessere, ok? Poi se guardiamo a livello mondiale è ancora più difficile dire, è più che altro un fine a cui arrivare che non una condizione già di partenza. E questa definizione appunto parte da quello che non è oggettivo, però ha alcuni vantaggi, perché fa capire che la salute non è solo quello che in genere noi consideriamo qualcosa di fisico, ma anche qualcosa che riguarda il nostro benessere sociale. Vedremo perché questo diventa importante anche a livello di Costituzione. Come vi dicevo, almeno il 90% della popolazione mondiale, se guardiamo a questa definizione, non è sano, ok? Però è un punto a cui dobbiamo arrivare. Che cosa dice la Costituzione italiana? La Costituzione italiana, non so se avete fatto già qualcosa sulla Costituzione, sapete che è fatta da una prima parte di principi fondamentali, due parti, uno che riguarda i diritti e doveri dei cittadini e uno che riguarda l'ordinamento dello Stato, e poi delle disposizioni finali o transitorie. Quello che riguarda in particolare la salute sono due articoli iniziali sui principi fondamentali, molto così generali naturalmente. Poi c'è un articolo sulla libertà della persona, che è diventato importante, dopo vedremo, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale e alcuni esperimenti fatti in quell'epoca. L'articolo 32 è proprio sul diritto alla salute, per cui è l'articolo principale, e poi vi è un ultimo articolo, il 38, che riguarda l'assistenza a chi in qualche modo lavora, quindi all'assistenza sociale. Che cosa dice? Cosa dicono intanto i due primi articoli? I primi due articoli dicono che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, e dietro a questi diritti ci sono dei doveri inderogabili fra noi.
dal punto di vista della solidarietà politica, economica e sociale. Quindi è un diritto di ciascuno di noi, ma è anche un dovere per la società garantirlo questo diritto in qualche modo. Non solo, l'articolo 3 dice che questi diritti inviolabili sono uguali davanti alla legge per tutti, senza differenza di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, condizioni personali o sociali. Ma andiamo a vedere l'articolo principale. È un articolo molto interessante perché dice che la Repubblica tutela la salute come un diritto fondamentale dell'individuo, ma fa un passaggio importante, non si ferma qui. Dice che è anche interesse della collettività e per questo garantisce anche cure gratuite agli indigenti, cioè a chi non può permettersi. Perché diventa importante questo dell'interesse della collettività? Avete qualche idea? Qualche esempio che vi viene in mente? Come? I vaccini, perfetto. I vaccini, per esempio, sono un tema su cui si dibatte molto oggi anche in Italia, chi è per fare tutti i vaccini, almeno una decina di vaccini a tutti, chi è per qualcuno, chi dice no, ognuno di noi ha la sua libertà inviolabile, lo vedremo poi nell'articolo 13, per cui tu non mi metti le mani addosso, non mi fai il vaccino o non fai il vaccino a mio figlio, ok, se non ti do l'autorizzazione io. Perché però vedete che qui entra in gioco un duplice interesse, quello dell'individuo e quello dell'interesse della collettività. Voi venite in un'epoca abbastanza, diciamo, di discreta salute, in cui molte forme infettive non ci sono più, non sono così presenti nella popolazione in media. Prima, mentre vi guardavo che stavate facendo la ricreazione, vedevo una vicinanza fra ognuno di voi di pochi centimetri o al massimo di un metro, e se ci fosse qualcosa di infettivo, di grave, la stragrande maggioranza di voi se lo sarebbe trasmesso anche solo facendo la ricreazione. C'è per esempio una malattia importantissima, il vaiolo, che voi non conoscete, ma era una malattia mortale ed era una malattia gravissima che dava poi, chi riusciva a superare questa malattia, dava delle infermità importantissime con delle paralisi proprio soprattutto delle gambe. Vedete ancora qualche anziano che a volte trascina la gamba, a volte può essere esito di un ictus, ma se viene da quando era giovane, spesso lo si prendeva in giovane età e lo si prendeva appunto il vaiolo attraverso un'infezione, una infezione trasmissibile. È stata completamente debellata a livello mondiale, tranne in alcune aree in mezzo alla giungla, perché è stato fatto il vaccino. Per cui i vaccini hanno una loro efficacia importantissima su malattie gravissime, ecco, però naturalmente c'è il diritto poi dell'individuo a non avere in qualche modo violata la sua libertà. Però capite che questo, già nel 48 la Costituzione si era resa conto che c'era un duplice interesse, un duplice diritto da salvaguardare, uno dell'individuo e uno della collettività che in qualche modo doveva essere considerato. Dice sotto dopo, per spiegare meglio, nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non perché c'è una legge che in qualche modo lo prescrive. La legge, comunque, anche la legge deve avere dei limiti e questi limiti sono quelli imposti dal rispetto della persona umana. Nessuna legge può andare contro la persona umana. L'articolo 38 è meno importante da questo punto di vista, però dice qualcosina che riguarda invece il mondo del lavoro e entra in particolare su chi in qualche modo diventa inabile al lavoro o non ha i mezzi per vivere. Questo, per esempio, vi viene in mente qualcosa che è successo anche di recentemente a livello politico? Leggete bene la terza riga, mantenimento e assistenza sociale. Vi viene in mente qualche legge, qualche disposizione? Il reddito di cittadinanza, per esempio, si rifà a questo articolo della Costituzione. Okay, l'articolo 38 dice anche chi non ha in qualche modo i mezzi necessari per vivere ha diritto che
che noi come società in qualche modo ce ne prendiamo cura, in particolare naturalmente a chi è un lavoratore e in questo caso se ha un infortunio, un'invalidità, una malattia, e poi c'è tutto il discorso delle pensioni, la vecchiaia, oppure il disoccupato, in qualche modo deve essere assistita. Perché? Perché la salute, come vi abbiamo detto, non è solo un pieno benessere fisico e psichico, ma anche sociale. E questo è il punto su cui noi entriamo. Naturalmente poi sarebbe lunghissimo spiegarvi come è stato poi organizzato ed è in continua evoluzione con tantissime riforme che sono state fatte dal punto di vista statale. Oggi si parla molto dell'autonomia delle regioni, fra cui la tutela della salute è una delle autonomie che tutte le regioni cercano di avere. Sapete perché? Come? Per risparmiare. Perché se noi andiamo a vedere il budget regionale, cioè che cosa ha la regione come fonti, l'80% di quello che una regione spende è per la salute, per la sanità, per gli ospedali, per i distretti. Per cui voi capite che dietro anche alla salute c'è un mondo anche economico molto forte e una possibilità veramente di incidere in maniera importante sulla popolazione e sul benessere della popolazione in maniera forte. Per cui dietro la regione, una volta c'era solo un piano sanitario nazionale, adesso c'è un piano sanitario regionale che poi si declina secondo piani aziendali che riguardano le USL oppure le aziende ospedaliere. Le aziende ospedaliere sono solo due nel Veneto, sono una a Padova e una a Verona e in genere sono collegate agli ospedali con università anche nelle altre regioni e sono considerate le aziende di secondo livello, cioè dove si fa alta specializzazione. E questa è un po' la declinazione come viene, diciamo, in qualche modo gestita la salute a livello generale. Su ognuno di questi punti, se volete, si potrebbe fare qualche ora per spiegarvi. Io mi fermo qui, poi se avete domande vi dico qualcosa in più. Perché volevo entrare di più su questi temi, che sono che cos'è l'etica, cosa serve, che cos'è la bioetica. Anzitutto volevo da voi, se avete un'idea, qual è la differenza quando noi parliamo di morale o di etica. Avete idea? Che differenza c'è tra morale ed etica? Spesso si usano come sinonimi, ma non sono proprio sinonimi. La volta scorsa un vostro compagno mi ha dato la risposta, vediamo se adesso riuscite anche voi. Sparate, non è importante che indovinate. Sono cose difficilissime, spesso quando faccio questo tipo di relazioni anche all'interno delle aziende ospedaliere con medici, infermieri, dirigenti, spesso non lo sanno neanche loro, per cui non preoccupatevi. Secondo voi che differenza c'è? Com'è? La morale più individuale? In parte hai risposto bene. Allora, tutti noi esprimiamo delle valutazioni morali, ok? Quando pensiamo e anche quando agiamo. Queste valutazioni morali sono delle valutazioni che ci vengono dalla nostra cultura, dalla nostra educazione, dai nostri genitori, dalla scuola che abbiamo frequentato, da quello che abbiamo in qualche modo vissuto. A volte queste valutazioni morali sono esplicite, cioè le tiriamo fuori, le diciamo. Altre volte sono implicite perché sono state magari formulate da molto tempo e fatte proprie dal nostro contesto. Per esempio, è giusto che i ragazzi giovani vadano a scuola fino a che vogliono, fino a che desiderano, ok? Perché devono formarsi una propria identità, devono avere una formazione, devono conoscere quello che finora a livello magari mondiale si è fatto nei vari campi, eccetera. Questa è una valutazione morale, che io in qualche modo
ritengo che sia giusto e tutti lo fanno, e implicitamente, non è esplicito, non è che ogni volta noi lo diciamo, no? Però diciamo, è giusto che, non so, adesso stiamo un po' tranquilli in silenzio perché ci sta spiegando qualcosa che può essere interessante, non è che dobbiamo esplicitarlo, però riteniamo giusto farlo. Tutto quello che è bene, che è buono, che è giusto, riguarda la morale. Ok? Queste cose, anche per chi dice ma io non ho una morale, per me non esiste, no, io non, in realtà sta già facendo una scelta di questo tipo, cioè il dire in maniera radicale io non darò nessuna valutazione morale e già può fare una scelta in qualche modo. Per cui in qualche modo chiunque, in qualsiasi modo noi ci muoviamo, in realtà una qualche valutazione morale la stiamo facendo. Che cosa distingue la morale, che è qualcosa di implicito che noi abbiamo dentro? Se vediamo una persona che sta buttandosi da un ponte, per esempio, ci viene normale, ci viene naturale, magari ci pensiamo, però ci viene da fermare questa persona che sta in qualche modo mettendo a rischio. Se vediamo una persona anziana che sta per essere presa sotto in mezzo alle strisce pedonali, penso che ognuno di noi viene normale in qualche modo aiutarlo. Questa è una valutazione che magari abbiamo dentro di noi. Quello che distingue invece l'etica è questo, che è molto interessante secondo me, soprattutto per chi come voi sta facendo anche tematiche di tipo per esempio filosofico, okay? Cioè è trovare una giustificazione razionale a quelle che sono le nostre valutazioni morali. Quindi non basta più dire per me è giusto così, no, dimmi perché per te è giusto così e confrontiamoci se questa tua risposta sul perché, sulla giustificazione razionale che hai dato, in qualche modo è valida. Ma non basta neanche questo, cioè non basta trovare solo le ragioni. Dobbiamo anche capire che queste ragioni devono essere messe in evidenza in concetti, ragionamenti e pensieri che però hanno due caratteristiche importanti. Una, devono essere pubblicamente espressi. Quindi, mentre la morale possa averla dentro di me, anche il mafioso ha una sua morale, ok? Che è magari quella di non intervenire se non quando in qualche modo gli viene ucciso magari un familiare, ok? O gli viene in qualche modo fatto uno sgarro. Ha una sua morale, però non ha un'etica pubblica, cioè non può esprimere pubblicamente questa sua morale. E poi anche deve essere concetti etici su cui io mi metto alla prova non solo a livello personale, non solo a livello di gruppi, non solo a livello di città, ma in maniera universale. E questo sarà un compito per voi che siete più giovani molto importante, proprio perché sempre più il mondo sta diventando un piccolo villaggio, diciamo, in cui ci parliamo. Ai miei tempi era impensabile poter parlare o scriversi ogni giorno con qualcuno che stava presente al di là dell'oceano quando ero alla vostra età. Oggi lo si fa senza neanche accorgersi, ok? Perché magari con WhatsApp o con Twitter o con qualsiasi altro social possiamo farlo in maniera del tutto rapidissima e anche non costosa. Una volta costava tantissimo, per esempio, telefonare in America, ok? Per cui questo passaggio del mettere alla prova i nostri valori è un compito che a voi giovani sarà in futuro, e chi studia le dinamiche di popolazione dice che questo sarà il più grande compito nei prossimi 30 anni, riuscire in qualche modo a trovare dei valori comuni al di là delle differenze di razza, di religione, di popoli, di etnie che costituiscono il mondo. Voi avete sentito parlare anche di deontologia, credo. Sapete che cos'è la deontologia? No. Però questo diventa importante domani che siete professionisti, perché ogni professione ha una sua deontologia, si dice. C'è l'etica, che abbiamo visto un po' che cos'è, giustificazione razionale delle nostre valutazioni morali, che deve essere universalmente espressa e pubblicamente espressa e universalmente messa alla prova. Poi c'è la deontologia e poi c'è la legge. Questo è come stanno insieme queste cose.
L'etica orienta il comportamento di ognuno di noi, in particolare quando siamo in società, nei confronti di altri. C'è anche un'etica personale, ognuno di noi può avere un'etica che riguarda solo lui, il suo modo di agire, di pensare, di essere. E questo è uno sforzo anche personale importante, ma è importante soprattutto quando ci rivolgiamo ad altri. C'è poi la deontologia, che invece tutto quello che può aiutare quando noi siamo dei professionisti. Per esempio c'è la deontologia medica, la deontologia degli psicologi, la deontologia degli infermieri, la deontologia dei docenti, ok, e via così. Cioè è una serie di norme o comunque di prescrizioni che vengono in qualche modo gestiti all'interno di, per esempio, un ordine professionale. Io, se come medico faccio qualcosa che va contro quello che è la dignità dell'essere medico, posso essere richiamato dall'ordine dei medici e posso essere sanzionato fino alla sospensione completa del mio lavoro, che può essere temporanea o anche definitiva. Recentemente qualche medico, per esempio, che si era orientato molto su cure non scientifiche, è stato espulso dall'ordine dei medici e non può praticare la professione medica. Ok? Per cui, per dire, questa è la deontologia. E poi c'è la legge. La legge è un derivato di questo, e diciamo che chi agisce in maniera etica difficilmente va contro la legge. Ok? Perché? Perché non si agisce moralmente una sua morale, ma se segue un'etica pubblica conosciuta, riconosciuta, affermata. Io dico sempre, la cosa più importante è che arriviamo ad avere un'etica dentro di noi, nel nostro agire e nel nostro lavorare. E questa, la legge, come non so se sapete, ma sulla salute ci sono pochissime leggi, 4 o 5 leggi, okay, che riguardano casi molto specifici. Una è questa che vi diceva la vostra professoressa prima, sulle disposizioni anticipate di trattamento, una è sulla trasfusione, una è sull'aborto, ma sono poche le leggi. Il resto, gran parte di quello che si vive tra rapporto, per esempio, medico-paziente o medico e altri professionisti della salute, eccetera, non è scritto dalla legge, ok? Ma riguarda dei codici etici o deontologici. Le leggi sono importanti, la etica è importante sia per chi è credente sia per chi non è credente. Sopra vedete Margherita Hatter, che forse non so quanti di voi conoscono, è stata un'astrofisica molto importante a livello italiano, dichiaratamente atea, okay, che diceva che naturalmente le leggi morali per lei non ce le aveva date Dio, ma non per questo sono meno importanti. E dovremmo sempre avere delle leggi etiche, perché altrimenti la nostra società diventa un branco. Okay. Così come invece sotto avete il premio Nobel per la pace del 52, che era un medico a cui io mi sono ispirato a fare il medico leggendo la sua storia. Se mi capita di leggerla, è molto bella la sua storia. È stato uno dei primi medici che poi è andato in Africa, però era anche un organista di fama internazionale. Ci sono ancora le incisioni, che era Albert Schweitzer, e che lui diceva che l'etica non è nient'altro che rispetto per la vita, il mantenere, il promuovere, migliorare la vita in questo senso. La morale considera i valori e le norme quindi come un dato di fatto che in qualche modo ci portiamo dentro come filosofia di vita, oppure perché abbiamo un credo religioso, perché abbiamo fatto un'esperienza pratica, la nostra educazione, la nostra istruzione, mentre l'etica è qualcosa di molto più serio, perché riguarda una riflessione speculativa, una spiegazione razionale di quello che è più pubblico e universale. Se qualcuno di voi ama la filosofia, sappiate che per esempio a livello universitario di etica si parla molto a livello filosofico. Spesso mi chiamano anche in qualche corso di filosofia per portare la parte clinica, ma è una parte che riguarda molto il mondo anche della filosofia, proprio per la riflessione speculativa che c'è sopra. Anche grandi scienziati del nostro tempo, tipo Einstein, diceva che la moralità non è sempre qualcosa di determinato e rigido, e per questo che ci sarà bisogno del vostro anche lavoro in questo campo, perché via via che anche avvengono nuove scoperte, lo vedremo dopo, ci sono delle riflessioni etiche che dobbiamo in qualche modo intraprendere fra di noi per portare avanti.
la nostra vita sulla Terra. E recentemente anche un saggista come Wu Kung, molto interessante, dice che la globalizzazione che sta avvenendo a livello mondiale ha bisogno anche di una globalizzazione, non solo degli scambi commerciali, non solo dell'economia, ma anche dell'etica. L'etica poi entra in particolare in chi si interesserà di voi di scienze naturalistiche o biologia, per esempio, o di scienze mediche in particolare, con la bioetica, che non è altro che l'etica applicata in qualche modo alla biomedicina e riguarda tutto il mondo vivente. È un termine relativamente recente, ha solo una cinquantina d'anni rispetto ad altri, invece l'etica era già presente per esempio nel mondo greco, okay, per cui era già molto conosciuto come termine, mentre la bioetica è molto recente e nasce soprattutto dopo la pubblicazione di questo libro da parte di Potter, che era un oncologo e un cancerologo, che pubblica questo libro, Bioetica, ponte verso il futuro, perché lui in realtà non aveva tanto in mente la medicina. Quando dice qui il mondo, voi vedete cosa sta succedendo per esempio con le tonnellate di plastica in mezzo all'oceano, ok? Vedete cosa sta succedendo con l'inquinamento, in questi giorni eravamo livelli di polveri sottili fra le più alte d'Italia, non so se sapete, qui a Padova era considerata una delle città più inquinate d'Italia. E il problema che si pone Potter è che questo tipo di ecologia, in qualche modo sbagliata, che stiamo vivendo o che non è efficace, porta dei danni importanti all'uomo e a tutto il pianeta, e dice: per il futuro della specie umana noi dobbiamo creare un ponte fra le due culture. Ed è la cosa che a me è sempre piaciuto molto, questo, un po' perché anche mi è sempre piaciuto sia la parte scientifica e anche quella, diciamo, più umanistica che si studia a scuola, ma perché in realtà la difficoltà è mettere insieme, creare un ponte fra queste due discipline più classiche, diciamo, e la scienza. Perché questo in qualche modo darà un futuro. E diceva, ci vorrà un'etica della terra, un'etica della flora, della fauna, della popolazione, del consumo, della geriatria e via così. Perché appunto sentiva che era necessario ormai creare questo ponte fra due mondi che non si parlavano, una volta si parlavano pochissimo, anche oggi tendono a non parlarsi. Se voi andate a vedere molti, per esempio chi fa fisica, chi fa economia, tende a non tenere presente tutta la parte invece per esempio filosofica. Ma oggi si parla chiaramente invece della necessità di un'etica politica, di un'etica degli affari, ok? E via così, per cui diventa importante. La bioetica è costituita dalla etica biomedica, che è quella clinica di cui io sono un po' più esperto, poi c'è l'etica anche della ricerca biomedica, io ho fatto varie ricerche anche in questo campo, e poi c'è invece un'etica ambientale e un'etica animale che riguarda tutto il mondo della bioetica. Io adesso però volevo farvi vedere un filmato con alcune esperienze emblematiche perché capite meglio che cosa vuol dire quando io parlo di bioetica e perché diventa importante parlarne oggi. Questi partono da lontano, queste esperienze emblematiche, però vedremo poi, vi ho portato altre dopo queste, che diventano importanti. Ve le illustro velocemente perché il filmato va molto veloce e si rischia di perderlo. Uno era un progetto sul controllo della mente umana. Negli anni tra il 50 e il 70 sono stati fatti degli esperimenti proprio su come controllare la mente dell'uomo. Un altro è un esperimento sulla prigione di Stanford, è un esperimento fatto di tipo sociologico, c'è anche un film molto bello, se vi capita di vedere, proprio su questo esperimento, in cui delle persone normali sono state divise in guardie e prigionieri. L'esperimento è dovuto essere interrotto perché le guardie a un certo punto sono diventate così feroci verso i prigionieri che hanno dovuto interrompere l'esperimento perché era arrivato veramente a livelli estremi.
esperimento fatto nelle master study sulle balbuzie, ragazzi, bambini che avevano un po' difficoltà a parlare, sono stati accentuati queste loro difficoltà, sono stati in qualche modo stressati, ecco perché la salute è anche un bene sociale, e questi ragazzi non sono più riusciti a parlare in maniera normale, anzi qualcuno non è proprio più riuscito neanche a parlare, si è bloccato in maniera grave. La dipendenza da morfina, che effetti aveva la morfina sull'uomo? Alcuni esperimenti con armi chimiche, un esperimento di Tuks, lo vedremo, e anche su, c'è la possibilità di trattare dei soggetti con sifilide, malattia venerea importantissima e grave, che dà oltre alla morte anche la possibilità di avere una demenza o una paralisi importante, okay, che non vengono trattati nonostante ci sia la possibilità di farlo con nuovi antibiotici, vengono lasciati senza trattamento per vedere come evolve in maniera naturale. La radioattività nelle isole Marshall, vediamo quello che succede ancora oggi purtroppo nel Nord Corea, l'unità 731 che poi rivedremo anche più avanti su Cina e Giappone, e alcuni esperimenti dei medici nazisti invece negli anni della guerra. Esco un attimo perché da qui ho visto che non parte direttamente, ma lo facciamo partire da qua. Sono 4-5 minuti. Allora,
E naturalmente gli esperimenti nazisti, questo credo che li conoscevate, forse tutti, o Mengele, eccetera, queste cose ne avevate sentite parlare, credo, no? Anche dei medici. Questi sono gli accusati, e sono una 22 mi pare che siano i, questi sono 20 più, ci sono però anche infermieri, che sono medici, sono tutti medici, alcuni anche di fama, alcuni hanno prodotto delle, per esempio, ricerche sul tifo molto importanti, malattia anche questa infettiva, e sono medici nazisti. Questi sono stati tutti condannati e uccisi poi, perché c'era la legge capitale, ok? Perché appunto hanno collaborato a vari esperimenti in campo biomedico. Uccisero i loro pazienti di Siviziano perché ritenevano che quelle vite, ebrei, omosessuali e altro, erano indegne di essere vissute. A questi hanno partecipato, come vi dicevo, anche infermieri e infermiere. Di questa unità 731 ne avevate mai sentita parlare? Chi di voi l'aveva sentita parlare? Uno? È molto raro, eh? In genere ne trovo uno o due per singolo simposio che faccio, che qualcuno ne ha sentito parlare. Questo è il loro generale, Ishishiro, era un medico e generale. Nella guerra che c'è stata fra Cina e Giappone prima della seconda guerra mondiale, non so se voi la studiate questa come guerra, è una guerra molto importante perché ha visto il fronteggiarsi di due potenze militari molto forti. Questo generale, insieme con una troupe molto sostenuta di ricercatori, non si sa neanche quanto, ha fatto esperimenti forse peggiori di quelli nazisti, ok? Perché hanno, per esempio, vivi selezionato donne in gravidanza, hanno fatto chirurgia senza anestesia, hanno sterilizzato in vario modo esseri umani, hanno soprattutto inondato campagne intere con armi chimiche e batteriologiche per vedere gli effetti di questo loro comportamento. E questo piano però, come avete visto, nessuno di voi o pochi, uno, lo conosceva, l'unità 731, perché? Perché dietro c'è stato un interesse grandissimo degli Stati Uniti d'America ad appropriarsi delle ricerche di questi personaggi, per cui non si è mai saputo quanti erano, non si è mai saputo come hanno agito, non si è mai saputo bene che tipo di esperimenti hanno fatto, perché? Perché appunto avevano un interesse gli Stati Uniti d'America in qualche modo a prendere il loro lavoro, e molti di questi ricercatori hanno lavorato poi nei laboratori americani, erano giapponesi in particolare che lavoravano nei laboratori americani. Ma a parte questi momenti, diciamo, negativi, storici, vediamo perché è importante anche via via parlare di questi argomenti. Per esempio, voi sapete, tutto il mondo dei trapianti è un argomento su cui spesso ci confrontiamo anche con gli specialisti dell'azienda ospedaliera, nei comitati etici, perché pongono dei problemi non da pochi. Nel 54 Murray fa il primo trapianto di rene a Boston, dà una sopravvivenza a un uomo che stava per morire di 8 anni. Però si pone il problema: devo trapiantare un essere umano con un altro, intanto ho una limitazione di organi, non ne ho sufficienza per tutti. Anche oggi c'è un grosso problema di questo tipo. Io alla vostra età sono stato uno dei primissimi nel mio paese che si è iscritto all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatore di Organi, perché credo che sia una opera grandissima se dovesse succedermi qualcosa, che qualcun altro possa vivere con parte di me. Per cui questa è una cosa interessante. Però a parte questo, c'è da scegliere con che criteri io porto un paziente in sala operatoria e perché porto quello invece che un altro. Perché scelgo lui invece che un altro? Dipende solo dall'età, dipende dalle condizioni economiche, dipende dalle condizioni fisiche. Ecco che la bioetica diventa importante, perché devo capire chi. Nel 60 nasce, viene per la prima volta commercializzato un contraccettivo orale
E qui si pone un problema perché fino a quel momento la sessualità era strettamente legata alla procreazione, adesso da quel momento in poi non è più. È giusto, non è giusto, l'uomo deve intervenire, si pongono anche per esempio sui giornali dell'epoca delle problematiche molto grosse. Nel 62, il passaggio più importante, qui nasce il primo comitato di bioetica al mondo, perché per la prima volta Myers riesce con una, quella che noi oggi chiamiamo dialisi, una forma primitiva di dialisi, però riesce in qualche modo a depurare l'organismo di un paziente. L'insufficienza renale è una delle condizioni che porta prima a morte, perché quando si blocca il rene veramente c'è poco da fare. E anche a gente che non riesce più, a uomini, a donne che non riescono più ad urinare, non riescono più a produrre urina in maniera naturale, riesce a farli sopravvivere. La prima forma di dialisi. Però anche qui si pone il problema: chi è che deve decidere? Il medico si sente spaventato, perché io ho un'unica dialisi e ho milioni di persone che hanno questo problema. Chi deve entrare in dialisi, chi no? Per quanto tempo? Come? E via così. E qui nasce il primo problema, già tra i medici, che dicono: guardate che la scienza sperimentale e la tecnologia di per sé non hanno i criteri per guidare il progresso della medicina, per cui bisogna in qualche modo che troviamo qualcosa che ci aiuti in questo. Questo è un caso interessante di un po' geriatrico, però 22 pazienti anziani che erano malati, a questi 22 vengono iniettate delle cellule tumorali vive per vedere come si sviluppa il tumore. Questo tipo di ricerche, guardate che non è qualcosa di nascosto, queste sono ricerche che vengono pubblicate sui maggiori giornali di medicina dell'epoca. Nel 63, vedete questo a sinistra, vedete che ci sono i vari giornali, questo addirittura più di un giornale, sono fra i giornali più importanti anche ancora oggi della medicina a livello mondiale, inietta invece del virus dell'epatite Krugman a bambini che sono ritardati dal punto di vista mentale, perché vuole capire come in qualche modo questa malattia procede, soprattutto se usando delle gamma globuline, che sono appunto dei, anche oggi dei farmaci che utilizziamo in questo campo, possono avere in qualche modo un beneficio, ma niente del virus dell'epatite a chi non ce l'aveva. Nel 67 il primo trapianto di cuore, qui si pone un problema etico perché comincia a porsi, è come se noi oggi dicessimo trapiantiamo la testa di un soggetto su di un altro corpo, andiamo a incidere in maniera importante magari su quel soggetto. Il cuore, in qualche modo, che è sempre stato al centro del nostro sentire, quanto anche in letteratura si parla del cuore come centro delle emozioni, eccetera. Adesso magari un po' sorridiamo, ma allora si poneva il problema in maniera seria. E oggi alcune ricerche dicono che comunque il cuore ha un suo sistema nervoso che interagisce col cervello e che quindi qualche cambiamento avviene. Non so se sapete, ma molte delle persone che vengono trapiantate devono essere seguite a volte per anni da psicologi, perché cambiano anche la loro psicologia. Nel 68 un cambio irreversibile, importantissimo, è quello sul concetto di morte. Fino ad allora la morte era la cessazione di tutte le attività fisiche di un soggetto, in particolare dell'attività cardiaca, polmonare e cerebrale, almeno queste tre. Da quel momento anche la morte, non solo la vita, cambia come definizione. La morte diventa, è sufficiente avere solo l'accertamento di una morte cerebrale. Guardate questa definizione di morte, da noi è accettata, ma non è accettata per che cosa secondo voi? Come? Perché oggi accettiamo questa definizione di morte? Rispetto a quello che dicevo invece nel passato era considerata una morte con cessazione di tutte e tre le attività fondamentali, il respiro, il cuore e cervello. Perché c'era l'animazione. C'è la rianimazione. Identifichiamo una persona con la parte cerebrale, perché non è,
tutto così nobile, sapete cosa c'è dietro? C'è la possibilità di effettuare trapianto. Io posso togliere un organo a un essere che fin prima ritenevo vivente, da quel momento non lo è più, perché lo considero morto. Questa definizione non è accettata oggi a livello mondiale. Ci sono molti paesi, per esempio il Giappone, che non l'accetta, con problematiche conseguenti. Però per dire come è cambiata anche la nostra visione dopo queste definizioni. Questo è quello che avete visto prima. Tagliaferro era un ricercatore americano di origini italiane, ha lasciato appunto soggetti di colore morire di sifilide, mentre i bianchi li ha trattati, per vedere la differenza. Qui la distinzione è stata fatta su base della razza. Ecco che nel 69-70 nascono i primi grossi centri per la bioetica a livello americano, e da quel momento nascono dei criteri per la sperimentazione, per cui il primo comitato al mondo per la sperimentazione nasce nel 72 negli Stati Uniti. Nel 76 un caso svuote l'America, perché è un caso molto simile a quello di Eluana Englaro, che forse voi conoscete. È una ragazza giovane, qui era lo stesso, una ragazza giovane, Karen Ann Quillan, che va in coma permanente per un arresto di cuore e entra in uno stato, diciamo, semi-vegetativo. La madre, che vedete qui rappresentata, chiede che venga in qualche modo staccata dai mezzi che la tengono in vita, ma qui la Corte Suprema del New Jersey si pone un problema. Io come giudice non ho i criteri per definire se posso o non posso staccarla, quindi ho bisogno di qualcuno, ma non mi basta più neanche un solo medico, ho bisogno di un'equipe di persone che in qualche modo mi aiuti. Ecco che allora, vicino ai comitati per la sperimentazione, per la ricerca, nascono i primi comitati etici ospedalieri per la pratica clinica su singoli casi. La ricerca in genere si fa su tante persone, ok? Più sono migliaia di persone, più la ricerca è valida. Qui invece nascono i primi comitati etici ospedalieri per la pratica clinica anche su un singolo caso, perché i giudici, anche loro, dicono: guarda che noi da soli mica sappiamo chi è idoneo o no, e quindi ha bisogno di un aiuto. Nel 78 in Italia passa la legge 194 sull'aborto. Anche qui c'è una distinzione fra quello che è, diciamo, la procreazione e quella che è poi la dar vita. È giusto o non è giusto? Alcuni importanti, anche qui, commenti di poetico, allora si fece e si continuano anche a fare. Nel 78 nasce anche la prima bambina invece in provetta, per cui anche qui una dissociazione fra quella che è sessualità e procreazione. Nell'82 Baby Doe è una bambina con una sindrome di Down e, come molti Down, ha un problema di blocco intestinale. I genitori chiedono che venga lasciata morire, ma in genere ancora oggi si interviene, perché sono piccoli interventi che spesso possono dare una qualità di vita ottima, per cui perché non intervenire, perché sì. Nell'87 il primo caso di maternità surrogata che arriva a livello pubblico, BBM, perché qui c'è un genitore che chiede di avere un utero in affitto, come oggi si dice, ok? E il padre e la madre biologici individuano una donna di colore che loro hanno bianchi, che in qualche modo fa da madre sociale a questo feto, ma succede che il padre si innamora della madre sociale. Chi è la vera mamma di questo bambino? Qui si pone il problema. Alla fine la Corte decide a favore della madre sociale, perché appunto si erano già separati gli altri due, ma si
pone un problema etico non da poco: chi è la vera madre, chi l'ha voluto, chi l'ha cercato, chi ha dato il proprio ovulo o l'altra? Punto di domanda. In Italia il primo Comitato Nazionale di Bioetica arriva quasi 20 anni dopo il comitato americano, e anche nel 90 parte il progetto sul genoma umano. Siamo ben lontani dall'epoca della guerra, ma nel 93 esce una ricerca importantissima, e se volete è molto interessante anche questo libro, che vince il premio Pulitzer, che è il premio del giornalismo d'inchiesta più grande al mondo, più importante al mondo. E lo vince perché questa giornalista, che lavorava su un giornale locale, si intestardisce e va a fondo a Wellson e scopre che ha 73 bambini handicappati, ha centinaia di pazienti in ospedali, perfino 829 donne incinte, viene in qualche modo data una delle sostanze che erano isotopi di plutonio, quindi radioattivi, come bevanda ricca di vitamine, per studiare l'effetto degli isotopi di plutonio sull'essere umano. Non siamo più nella seconda guerra mondiale, siamo molto lontani. Dopo l'inchiesta, il governo americano fa un'inchiesta a livello generale e scopre che anche il governo non sa di 204 esplosioni nucleari che non sono state dichiarate dai generali dell'esercito americano. Capite che problematiche ci sono dietro. Nel 97 conoscete il caso Dolly, qui scattano delle moratorie sulla clonazione, perché la clonazione si vede anche che non genera in realtà un nuovo essere vivente, perché Dolly dopo poco muore, dopo solo 3 anni, perché in qualche modo riparte da una cellula già invecchiata. Poi ci sono vari altri casi, io vi salto perché vedo che il tempo è andato. Alcuni, per esempio, sono anche italiani, come questo, un infermiere di 34 anni, uccide 13 pazienti e 3 tenta di ucciderli iniettando dell'aria di flegoclisi, perché ritiene che questi siano pazienti terminali, anziani, lo dice in maniera autonoma. Viene condannato, naturalmente, alcuni di questi non erano terminali, ma la decide lei. Schiavo, un altro caso interessante, è una giovane donna di 26 anni che entra in coma, anche lei per un attacco cardiaco. Qui c'è una contrapposizione tra il marito, che vuole staccare l'alimentazione, e invece i genitori di Terry Schiavo, che sono contrari. Il marito dice che lei è in uno stato vegetativo, i genitori dicono che è in uno stato di minima coscienza. Sono due cose un po' diverse, nel senso che il vegetativo proprio non risponde agli stimoli, mentre in minima coscienza qualche stimolo, qualche risposta la dà. I genitori dicono che qualche risposta la dà. Allora, qui la giustizia in qualche modo si contrappone, arrivano fondi, miliardi di dollari da una parte e dall'altra, e chi crede che sia uno o l'altra, viene interpellata la massima corte federale. E qui viene in qualche modo indicato 5 grossi esperti dell'epoca, io ho messo anche i nomi per dire che non sono, che sono reali, mi assicuro, okay, che hanno in qualche modo valutato la paziente. E qui vedete, 3 dicono che era in uno stato vegetativo, 2 dicono che era in uno stato in minima coscienza. Anche la scienza ha i suoi limiti, per cui non sempre sa determinare con precisione. La corte, siccome sono 3-2, stacca l'alimentazione, Terry Schiavo muore dopo 13 giorni, dopo 10 mesi dalla morte, il marito, che è quello che ha chiesto di staccare l'alimentazione, si sposa con Jody Centozzo, che è la compagna sua da più di 10 anni, perché il caso è andato avanti per più di 20 anni, e anche madre dei suoi unici 2 figli. Chi voleva veramente il bene di questa persona? Il marito o i genitori? Capite che problematiche ci sono a volte dietro alcuni casi. Il caso Welby, credo che lo conoscete, a cui è stato staccato il respiratore a
da parte di un medico anestesista. Altri casi riguardano per esempio questo della clinica Santa Rita italiano, in cui per problemi economici viene fatto credere ad alcuni pazienti che hanno un tumore vengono anche operati quando in realtà non hanno niente, ma solo per aumentare il budget di questa clinica privata milanese. Siamo nel 2008, non siamo nel 1948. Susanna Fiorini, un'altra infermiera che invece falsifica dei test oncologici di molti pazienti, 368 tumori del colon e 33 pap test, perché non lo si sa, però in questo modo vengono ostacolate e alcuni ostacolate le terapie e alcuni muoiono. Avviene anche la più valida anatomia patologica di un ospedale, ma avere un solo soggetto che agisce di testa propria per una sua morale, non tenendo conto dei valori etici di riferimento, capite come si muove? Questo è un caso padovano, 2009, viene prelevato, perché la moglie lo chiede, del liquido seminale da un soggetto che sta morendo per tumore cerebrale, perché la moglie dice che vuole avere un figlio da quest'uomo, ma non si sa che cosa voleva l'uomo, perché non ha lasciato niente di scritto o niente di documentato. È giusto? Non è giusto? 2010, paziente ritenuto in stato vegetativo, viene fatto, oggi abbiamo delle strumentazioni, per esempio la risonanza magnetica funzionale, è una metodica che permette di capire come funziona il cervello e quali aree si attivano. E vengono fatti degli studi su 54 pazienti in stato vegetativo, 5 sono capaci di attivare in qualche modo la loro attività e di modularla a livello cerebrale, 3 rivelano anche segnali di consapevolezza, un paziente si riesce anche a fargli rispondere sì o no a domande semplici attraverso la sua attività cerebrale. È veramente un vegetale o è qualcosa di più? Oggi le ricerche stanno dimostrando da quel momento che c'è un'attività importante, anche un grado di coscienza anche in questi soggetti. Il metodo Stamina, non mi soffermo, voi sapete, questo psicologo che in qualche modo laureato in lettere psicologia dice di aver trovato la cura contro con le cellule staminali di molte malattie. Il Ministero della Salute fa anche una ricerca e poi la blocca perché vede che non porta a niente, però quanto business c'è oggi anche dietro a questa realtà. 2015 in Thailandia approvano finalmente una legge che blocca l'utero in affitto perché è rivolto soprattutto a donne poverissime che in qualche modo vengono sfruttate, e quindi una legge dello Stato dice che basta, mai più in qualche modo si può utilizzare l'utero in affitto, e che, perché poi nasce il problema che per esempio alcuni di questi casi nascono con malformazioni e nessuno li vuole più questi bambini, per cui altro problema importante. Eleonora Montale, l'avete sentito parlare? Quanti di voi? 1, 2, 3, 4. Questa è una ragazza più o meno della vostra età, 18 anni appena compiuti, che segue insieme con i genitori una filosofia, perché non è una cura, che ha elaborato un medico tedesco, un certo Hammer, che dice che il tumore spesso ha un'origine su un trauma psicologico. Ha visto morire il fratello Luca per aneurisma, dopo quel momento è iniziata una storia di tumore, interpreta in questo modo la malattia, lei ha una forma di leucemia, tumore del sangue, linfoblastica acuta, che ci sia un influsso della psiche su certi tumori è dimostrato, non è che sia tutto fuori quello che dicono, però il problema è non mi basta oggi la psicologia per trattare queste forme di tumori. Oggi questa forma di tumore nell'80% dei casi guarisce completamente con la chemioterapia. Ok? Non è un tumore. Oggi i tumori più aggressivi di una volta rispondono di più alle terapie mediche. Viene lasciata morire dai genitori, che addirittura dopo l'espressione del nostro comitato etico dell'azienda ospedaliera portano la figlia in Svizzera per
modo non sia perseguita in Italia e viene lasciata morire. È giusto o non è giusto? Questo caso forse lo conoscete, Cazzaniga e la sua amante, l'infermiera Laura Taroni, che fa l'angelo della morte e uccide varie persone anziane e malate, addirittura anche il marito della donna che poi viene arrestata, e si credono appunto in grado di poter gestire il 2016. Chi deve vivere e chi deve morire? Sono pratici di farmaci anche letali e queste sono le conseguenze. Nel 2017 l'Ohio, una degli stati americani che ha appunto la possibilità di dare aborto e lo dava in molte forme anche di sindrome di Down, vieta con una legge la possibilità dell'aborto per questi bambini. Con questo assunto tutti i cittadini hanno diritto alla vita, non importa quanti cromosomi abbiano. Nel 2018, cose di questi ultimi mesi, voi non so se avete sentito, e a cui un ricercatore cinese dice che ha modificato il DNA di alcuni gemelli perché in qualche modo, in questo modo, lo rendono resistente al virus dell'HIV. Oggi si parla moltissimo di medicina potenziativa, una medicina che modifica l'essere umano. In questo caso, come vedete, per magari difendersi da un'infezione, ma ci sono studi, vi assicuro, anche dell'esercito americano in cui si cerca di creare superuomini. È giusto? Non è giusto? Questi poi si incontreranno, avranno figli magari con chi? Con qualcuno dei nostri figli o altro. È giusto intervenire con la medicina non più solo per curare o per distruggere o per far fuori una patologia, ma per potenziare la performance umana e fino a che punto? Queste sono tutte tematiche naturalmente di tipo bioetico. Vi presento anche questa, che è quello che diceva la vostra professoressa prima. Alla fine del 2017, in vigore poi dal 2018, dalla fine del 2018, c'è questa che voi avete forse sentito, che viene spesso considerata la legge sul testamento biologico. In realtà non ha solo questo, e lo vedremo, perché la legge in realtà ha questa dizione: norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipata di trattamento. È una legge che parte, come vedete, dall'articolo 13 sulla libertà personale inviolabile e dall'articolo 32 della Costituzione, un diritto alla salute, però anche all'autodeterminazione e al rispetto della persona. E parla di tre cose in particolare: la possibilità di che sempre in ogni azione che viene fatta in campo medico il paziente sia informato e possa dare il proprio consenso o dissenso, è rivolta ad adulti competenti o a rappresentanti legali di minori o di soggetti, per esempio dementi, fragili, e dice quando posso o no interrompere o attivare alcune procedure sia diagnostiche che terapeutiche, e questo viene fatto quando sto iniziando un atto sanitario. C'è poi una parte che riguarda invece la possibilità di dare una disposizione di trattamento precedente a questo, quando per esempio io sto bene, però dico, ma se a me venisse la demenza, non vorrei che mi fossero per esempio fatte delle pratiche rianimatorie, non vorrei che mi venisse somministrata nutrizione artificiale e via così. Per cui posso fare delle disposizioni anticipate di trattamento, in cui un soggetto adulto competente dice in qualche modo che cosa vorrebbe che fosse fatto quando non è più capace di autodeterminarsi. E questo anche attraverso la possibilità di nominare un fiduciario. Io prendo un mio amico, il mio coniuge, il mio figlio, chi voglio io, okay? E dico questo è il mio fiduciario per tutto quello che io non ho scritto, magari per quello che io non ho indicato, fate riferimento a lui. Queste sono disposizioni scritte oggi, ma verranno applicate in un futuro, quando appunto non sono più capace di autodeterminarmi.
E poi c'è un'ultima parte che spesso non viene citata anche dai mass media, che invece per noi è importantissima come medici, che riguarda la pianificazione condivisa delle cure. Cioè non quando io forse in futuro avrò una patologia, ma adesso che inizia una patologia importante, per esempio un morbo di Parkinson, cosa vorrei che da adesso in poi mi venisse fatto, visto che sono ancora in grado di decidere in qualche modo. E questa è l'ultima parte della legge, ma è molto importante perché l'equipe curante, il medico di medicina generale, con il paziente competente, dà una disposizione per una, verso una prognosi, a volte infausta, che alcune malattie danno, un tumore, okay, una demenza, e è un percorso assistenziale che va fino alla fine della vita e che può essere in qualche modo condivisa oggi, ma applicata soprattutto nel prossimo futuro. Questo è un po' quello che riguarda la parte fondamentale appunto di questa legge, su cui poi possiamo anche parlare. Io mi fermerei intanto qui, poi ho altre cose se volete, però volevo capire da voi se avevate già qualche domanda, se vi viene, se qualcosa di quello che abbiamo visto insieme vi ha suscitato qualche quesito. Il medico di medicina generale e il medico di famiglia, ok? Il nostro Stato ha una delle forme di assistenza più evolute a livello mondiale. Non so se voi sapete, ma l'Italia si posiziona a seconda degli anni fra il secondo e il quarto posto a livello mondiale come qualità di assistenza diffusa nella popolazione. Cosa sto dicendo? Che ci sono stati come gli Stati Uniti d'America che hanno cliniche, che hanno professionisti, che hanno specialisti molto quotati a livello mondiale, però sono riservati a piccole fette della popolazione, chi può permettersi un determinato trattamento. L'Italia ha fatto una scelta di creare un unico grosso servizio sanitario nazionale. Per esempio, in Germania, che spesso noi guardiamo per imitare, non hanno un servizio sanitario nazionale. Hanno tante piccole mutue. Non so se voi avete mai sentito parlare delle mutue. Quando avevo la vostra età non c'era il servizio sanitario nazionale. C'erano le mutue. Ogni singola persona o gruppo di professionisti o un gruppo di operai o un gruppo di poteva dar vita a una mutua. Che cos'era? Una specie di assicurazione sulla salute. Allora c'era la mutua dei medici, la mutua degli operai, la mutua degli ingegneri, la mutua e via così. Ed è quello che succede ancora oggi in Germania. Cioè ognuno ha una sua assicurazione fondamentalmente che paga alcune prestazioni. In Italia si è fatta una scelta molto arrischiata sul tempo, che però ha prodotto una qualità di salute enorme, che è quella di dire no, non esistono più le mutue vengono soppresse, tutti i fondi che prima andavano alle mutue vengono destinati a un unico servizio sanitario nazionale. È il motivo per cui per esempio noi a livello di tasse siamo fra i paesi più tassati al mondo, perché come vi ho detto la salute costa, ok? Però è il motivo per cui se uno di voi o il sottoscritto un domani per esempio ha bisogno di un trapianto, mettiamo un trapianto di fegato oggi costa intorno al 1 milione di euro, quante delle vostre famiglie potrebbero permetterselo? Ok, credo poche. Sarei contento che tutti quanti voi aveste famiglie che possano permettersi questa spesa. Oggi invece ognuno di voi può averlo gratuitamente, perché siamo dentro un servizio sanitario nazionale. Su questo servizio sanitario nazionale è stato, per rispondere alla tua domanda, però era una domanda che apriva, è stato obbligato ogni singolo cittadino ad avere un medico di riferimento, il medico di famiglia o un medico di medicina generale.
Nella età sopra i 18 anni c'è il medico di medicina generale, nell'età sotto i 18 anni c'è il pediatra di libera scelta, okay? Che sono equivalenti, uno cura i bambini, i ragazzi, e invece gli altri, gli adulti. Però ognuno di noi ha un medico di medicina generale che non paga altra scelta. Una volta si pagava ogni singola prestazione, o si aveva una mutua che prevedeva anche il medico, però in questo modo molte persone non avevano un medico, non avevano nessuno di riferimento e spesso per questo non si curavano. Oggi ognuno di noi ha un medico che gratuitamente può lavorare per noi. Non è una cosa da poco, capite? Per cui bisogna stare attenti, perché a volte si demonizzano le tasse, no? La tassa, noi abbiamo un sacco di tasse, eccessive tasse, eccetera. Però bisogna che guardiamo anche che cosa abbiamo rispetto ad altri. Per esempio, negli Stati Uniti d'America, se ti capita per strada di star male, se non è una cosa gravissima, prima ti chiedono se hai o non hai la carta di credito, che carta di credito c'hai, perché se no non ti portano in ospedale, oppure ti portano in ospedale minore. Ok, oggi qui in Italia nessuno pensa neanche lontanamente che possa succedere una cosa del genere. Ognuno di noi, ogni cittadino, ha diritto alla stessa assistenza, che sia ricchissimo o che sia poverissimo, o che sia addirittura indigente, cioè che non abbia proprio niente. Non è una conquista da poco, capite? Per cui bisogna stare attenti, perché a volte alcune conquiste che sono costate tantissimo, perché guardate che la riforma sul sistema sanitario nazionale ha avuto dei contrasti a livello politico grandissimi quando è stata istituita, proprio perché si diceva si pagherà di più, si pagherà tantissimo, però ha prodotto un benessere della popolazione grandissimo. Siamo, vi ripeto, fra i primi stati al mondo da questo punto di vista. Quindi se ne siamo minorenni non possiamo avere comunque un fiduciario? Allora, il minorenne è una... ultimamente ci sono alcune scelte che sono state fatte a livello anche di giurisprudenza, cioè c'è minorenne e minorenne. C'è il minorenne che non viene quasi mai ascoltato dal giudice, o viene ascoltato ma non viene poi anche considerato, che in genere il minorenne è sotto i 14 anni, perché si deve valutare i giudici, soprattutto i giudici per l'età minorile, hanno detto attenzione, perché c'è il minorenne con un grado di maturità molto spiccato e c'è chi invece magari anche maggiorenne che non è così maturo, ok? Per cui dipende dal grado di maturità nella scelta, cosa non facile da determinare a priori. Però, per esempio, soprattutto sopra i 16 anni, il minorenne viene sempre ascoltato dal giudice e spesso quello che il minorenne esprime viene considerato a volte più del padre o della madre, okay? Per cui c'è minorenne e minorenne. Il minorenne perché? Perché appunto che qualità e che maturità ha nella scelta che va a fare. Però, per esempio, una cosa che forse non sapete è questa, che può essere tolta anche la patria potestà a un genitore. Ci sono genitori, per esempio quel caso di Eleonora Bottaro, quello che avete visto, i genitori erano stati sollevati dalla possibilità di decisione sul caso. E che anche lei era stata convinta, la ragazza, in qualche modo, o si era convinta, questa teoria di Amber fosse valida, ok? Per cui ha accettato anche lei. Però in alcuni casi, per esempio, siccome il bene vita è in assoluto il primo diritto che noi abbiamo, perché se non hai la vita non hai nessun altro diritto, non hai diritto alla scuola, non hai diritto al lavoro, cioè se non vivi. Cioè. Per cui il bene vita è il bene supremo, ecco perché spesso si parla. Per esempio, quella legge che ho fatto vedere sulle disposizioni anticipate di trattamento, ci sono voluti più di 20 anni perché venga promulgata. Perché? Perché è una legge che è stata discussa, ridiscussa tante volte in Parlamento, proprio perché va a toccare un bene importante. Se per esempio i genitori si oppongono a una terapia come questa sulla leucemia linfoblastica acuta,
caduta che dà una possibilità di guarigione molto alta, 80% dei casi, e invece magari mettiamo che avere una ragazza di 17 anni come era Eleonora Lottaro, abbiamo un bambino di 10 anni, mettiamo, ok, cosa che succede, che queste leucemie purtroppo vengono anche in giovanissima età. Il giudice può sollevare dalla patria potestà i genitori, cioè dire no, per il bene di quel paziente, di quel bambino, i genitori non hanno competenza. Non so se mi sono spiegato. Sì, ma in caso di Elena Bozzaro, quindi dal punto di vista bioetico è stato corretto? Cioè, è stato corretto cosa? Cioè, nel senso che la scelta, cioè, è stata sua comunque la scelta? La scelta finale era sua, però essendo una minorenne, il giudice in quel caso ha ritenuto che fosse influenzata in maniera troppo forte dai genitori nella scelta, per cui aveva sollevato i genitori dalla possibilità di decidere al posto della minorenne. È che loro hanno agito in maniera un po' incongrua, infatti c'è tutta un sospeso dal punto di vista giudiziario, perché hanno preso e l'hanno portata all'estero prima che uscisse la sentenza. Okay. In quel caso è stato un caso un po' particolare, però ve l'ho citato perché è un caso interessante. Questo sui minori sempre più, comunque, come vi dicevo, dai 14 anni in su si ritiene che almeno il minore debba essere sentito dal giudice. Dopo, in base al livello di maturità, di consapevolezza della patologia, per esempio, se è una patologia, ma a volte non è la patologia, magari, per esempio, un contrasto che spesso avviene sono su due genitori che si separano, magari, no, che divorziano, e con chi andare, con chi restare, eccetera. Spesso, appunto, sotto i 14 anni, magari il giudice lo sente, sopra i 14 anni diventa molto forte quello che esprime il figlio, la figlia, insomma, ok? Perché è così in tutti gli aspetti che riguardano il minorenne. Io non ho capito il caso che ci trova con la maternità surrogata La maternità surrogata? Cioè, l'ovulo di chi era? Era della madre biologica, cioè della prima moglie. Solo l'utero era invece della seconda. Sì. Lì il problema scattava appunto perché a un certo punto la nuova coppia che si è formata rivendicava il figlio come proprio. Però la madre che aveva donato l'ovulo, che aveva fatto, perché non è che donare l'ovulo è come fare un prelievo di sangue, voglio dire, cioè per donare un ovulo devi in qualche modo, si deve intervenire a livello dell'ovaio, deve essere fatto un piccolo intervento, cioè non è una metodica da poco, e per di più aveva cercato una madre, diciamo, surrogata, un utero in affitto, l'aveva pagato, cioè aveva fatto tutta una serie di misure e aveva donato parte del proprio DNA, ok? Per cui chi è la vera madre? Quando noi, ecco perché su gli aspetti che riguardano la vita si va sempre abbastanza cauti, anche dal punto di vista legislativo, perché poi ci sono interessi forti dietro, no? Cioè uno, diciamo che fra gli interessi principali che un essere umano ha è il dare seguito alla sua vita, no? Avere una prole. Ma se questo in qualche modo poi, per qualche motivo, come è successo in quel caso, entra in contrasto con altri, diventa difficile poi intervenire e decidere. Per cui dobbiamo stare sempre attenti, perché. E poi c'è tutto quello che oggi, no? Avete visto cosa è successo in Thailandia, ma in molti altri paesi, anche in Cambogia, eccetera, stanno passando queste leggi contro l'utero in affitto, perché l'utero in affitto spesso rende persone, rarissime sono le donne che danno in maniera filantropica, diciamo, il proprio utero per una gravidanza, spesso lo fanno solo dietro un pagamento, e lo fa spesso chi ha necessità, ok, in stato di necessità. Su questo ci sono alcune problematiche non da poco, perché poi, per esempio, adesso io vi ho portato il primo caso, ma ci sono stati dei casi
in cui la mamma sociale, quella che ha portato la gravidanza per 9 mesi, poi è scappata col bambino, perché quando l'ha portato per 9 mesi, una donna in qualche modo a volte si affeziona a questo essere, okay, che ha nel suo corpo. E allora chi ha ragione, chi è la vera madre, insomma, come dire, non è facile, lo dico perché nascono problematiche di vario tipo da questo punto di vista, oltre al rischio di sfruttamento che ci può essere su alcune donne che in qualche modo, passi la parola, vendono il loro corpo, insomma, ecco, no? Per questo. Per cui sono le problematiche non facili. Voi cosa pensate, per esempio, dell'autodeterminazione, della capacità di autodeterminarsi, soprattutto a fine vita? È giusto. Per esempio, il caso di Jerry Favo, è giusto, è sbagliato, l'avete seguito? Jerry Favo l'avete presente come caso? Volete che vi riassuma un po'? Jerry Favo è un DJ, appunto, un ragazzo, mi pare che abbia 34 anni, che in seguito a un incidente resta paralizzato in maniera grave, con difficoltà anche alla respirazione, per cui deve essere continuamente attaccato e staccato da macchine che lo tengono in qualche vita per nutrirlo e per la respirazione. Lui fa varie tipi di terapie, di cure, sia occidentali, sia, siccome lui viaggiava molto anche all'estero, anche in Oriente, eccetera, per cercare in qualche modo di recuperare, ma alla fine non ce la fa a recuperare, per cui resta su un letto, praticamente a propria casa con la fidanzata, diciamo la compagna, che in qualche modo lo assiste e a lei richiede più volte che in qualche modo venga messa fine alla sua vita. Su questo c'è una serie di problematiche non da poco, per cui vengono anche interpellate le Iene, cioè, se volete basta che andate su YouTube, siete più bravi di me di sicuro, e c'è l'intervista fatta alle Iene in cui lui chiede in maniera espressa la possibilità che venga staccata in qualche modo dal respiratore e poi va in Svizzera e questo riesce a farlo perché lì è permesso, mentre in Italia no. Ancora oggi è così, non è che sia diverso. Cosa ne pensate? Non vedo il problema, se proprio lui ha chiesto tipo espressamente di mettere fino alla sua vita, perché se sono libero di suicidarmi ma non ho i mezzi di suicidarmi, ecco, posso comunque chiedere, cioè se ho deciso di carmi, da punto di vista potente, se decidessi di carmi sono libero di farlo. Sei libero di farlo, cioè lo puoi fare, così come puoi rubare in banca, così come puoi uccidere un'altra persona, però non è detto che sia legittimo farlo. Per esempio in Italia non lo è. Non è legittimo. Come? Non è neanche legittimo suicidarsi. Ok? Viene tollerato in qualche modo, perché non puoi fare altro, però se una persona ha tentato il suicidio, o tenta ripetutamente il suicidio, si può anche arrivare al TSO. Sapete cos'è il TSO? Il trattamento sanitario obbligatorio, cioè ti metto in una clinica psichiatrica perché in qualche modo... Allora, capite la differenza? E perché non si arriva a una legge su questo? Perché apre alcuni interrogativi non da poco. Okay. Uno è quello che vi dicevo, l'articolo 32 della Costituzione. Per cui la salute, la vita, è un bene sicuramente inviolabile della persona, su cui ha una sua autonomia, ma è anche l'interesse per la collettività. Per cui attenzione, perché se io
uno chi si oppone a questo tipo di visione dice: attenzione, perché se io apro la porta a questo rischio alcune cose. Faccio vedere alcune cose, quella che chiamano la slippery slope sull'autonomia. La conoscete? Cosa vuol dire? Vuol dire il piano, il pendio scivoloso dell'autonomia. Questo è il professor D'Agostino, è stato il presidente nazionale del Comitato Nazionale di Bioetica. Allora, l'autonomia, vi ho detto, secondo l'articolo 13 della Costituzione, la libertà è inviolabile, ognuno è libero di... Ok, però non è che sia l'unico. Lui dice: attenzione, perché anche il principio di autodeterminazione ha una sua forza intrinseca, espansiva. Allora dice: se io posso autodeterminarmi nel dire no a una terapia, perché non posso dire sì, per esempio, al suicidio assistito? E perché se la mia autodeterminazione va bene solo in casi, in contesti patologici estremi, non va bene quando io lo voglia, con qualsiasi mia discrezione? Vi faccio vedere per qual è il problema che, per esempio, può nascere, uno dei tanti problemi, poi se volete vi faccio vedere un caso qui vicino. Per esempio, Ludwig Minelli, quello che ha fondato in particolare in Svizzera, l'associazione Dignitas, che è quella che procura la cosiddetta buona morte, o l'eutanasia, che si voglia, dice questa frase, che è una possibilità meravigliosa, quella di aiutare le coppie che siano desiderose di morire assieme, e quella anche di favorire la morte del partner sano di un malato terminale. Voi siete d'accordo che è bene, è una buona cosa quella di dare la buona morte anche al partner sano di un malato terminale? Se lui lo vuole, sì. Siete tutti d'accordo che va bene così? Io direi: attenzione, perché ci sono dei momenti che tutti noi passiamo nella vita, tutti, ve lo assicuro io da medico che ne vedo dalla mattina alla sera, in cui abbiamo dei momenti di depressione, perché ci siamo separati dalla ragazza, perché abbiamo litigato con i genitori, perché ci ha dato male il lavoro, perché ci hanno accusato di una cosa di cui non pensavamo. Allora dobbiamo stare attenti, perché non sempre in quel momento, io ve lo dico perché mi è successo tantissime volte di persone che mi hanno chiesto in ambulatorio di aiutarmi a dare la buona morte quando magari non avevano una malattia mortale, ok? Perché in quel momento ero in uno stato di profonda contrizione emotiva, ok? Per cui ti chiedono cose, tu poi li aiuti. Magari gli dai qualche antidepressivo, qualche ansiolitico, lo aiuti a dormire di notte, e dopo 6 mesi un'altra persona, ma non ne ho uno, ne ho centinaia di questi casi. Allora, se io davo una buona morte in quel momento, facevo il bene di quel paziente oppure no? Cioè dobbiamo essere sicuri, per esempio come comitato etico aziendale abbiamo autorizzato di recente, c'è una legge, che forse non una legge, scusate, c'è un parere molto importante, vediamo se l'ho messo, credo di averlo qua. Questo è il parere dato da quel famoso comitato nazionale di bioetica che vi ho detto, che diciamo non è un organo legislativo, quindi non può fare leggi, ma è un organo consultivo del governo italiano, nominato dal governo italiano. Questo Comitato Nazionale di Bioetica ha fatto, per esempio, vedete la data recente, nel senso che qui sono temi molto attuali, ha fatto questo documento approvato all'unanimità, rarissimi sono i documenti approvati all'unanimità, ok? In cui, perché sono rarissimi? Perché che fa parte del Comitato Nazionale di Bioetica sono 45-50, a seconda poi di governi, quanti ne nomino, esperti
gran parte accademici, cioè professori universitari, eccetera, di gente che ha studiato a fondo e che ha praticato, soprattutto come medici, anche molta assistenza. Non sono tutti medici, ci sono giuristi, D'Agostino per esempio, quello che avete visto prima, era un giurista, ci sono statistici, ci sono filosofi, ci sono teologi, ci sono esperti, per esempio anche del campo dell'economia e via così, ok? Perché ci sono tanti temi da tenere presente quando tu vai. Non hanno fatto questo tipo di protocollo in cui, che io applico abbastanza anche frequentemente, che è sulla sedazione palliativa profonda nella fase terminale della vita, ok? Questo cosa dice? Che se tu sei nella fase terminale della vita e hai uno stato di sofferenza sia fisica che psichica molto grave, dopo che è stato in qualche modo determinato che c'è una malattia inguaribile in uno stadio avanzato, che c'è un'imminenza di morte e c'è una grande sofferenza, si può applicare la sedazione palliativa profonda. Questo va bene per credenti, atei, di qualsiasi provenienza, perché così è costituito il Comitato Nazionale di Bioetica. Cosa vuol dire? Che se ho una sofferenza importante, anche se non psichica, ma grave, e sono in uno stato avanzato, io posso mettere sotto una pompa con dei farmaci, in genere la morfina e il midazolam, che è un farmaco, una benzodiazepina che toglie completamente la coscienza, ok? E ti porto in uno stato di incoscienza che è profondo, per cui non senti dolore, non senti niente, per un periodo che va fino, continuo, fino alla morte. Questo è legittimo, questo è etico, questo viene considerato bioeticamente corretto. Quindi non è che non ci sia, c'è. Però il Comitato Nazionale di Bioetica si è sempre opposto invece alla possibilità di dare la buona morte quando uno la vuole. Perché? Perché dice no, il valore vita è un valore così forte che va oltre qualsiasi altro, perché senza vita tu non hai diritto a nessun altro diritto, diciamo, che ci sono diritti, come vi dicevo prima, la scuola, il diritto al lavoro, eccetera, ma sono sempre secondari a questo. Per cui, come società, si è ritenuto dal punto di vista etico, adesso avete capito la differenza, no? Della morale e l'etica, si è visto dal punto di vista etico che alcune cose sono giustificate, sono corrette, tipo questa. Altre cose invece non sono corrette perché rischi di non essere, dal punto di vista anche della società, di dare una... Anche perché quello che tu fai, se tu ti comporti in un certo modo, entri in un pendio scivoloso dove non sai dove ti fermi. Questo vuol dire rischi per il sviluppo. Cioè, cominciamo a lasciar liberi, se lo mettiamo nessun paletto, siamo sicuri che facciamo il bene di tutti o non andiamo a schiantarci in qualche modo. Quando si decide non più, perché è continua fino alla morte. Cambiano parecchie cose. Primo, non lo fai in uno stato qualsiasi, non lo fai in pieno benessere, non lo puoi avere. Non lo fai neanche se hai una malattia guaribile, deve essere una malattia inguaribile, non solo, deve essere una malattia inguaribile in uno stadio avanzato. Quarto, deve essere imminente, pochi giorni o poche ore, la morte, ok? E quindi ci deve essere una grave sofferenza psichica o fisica. In una fine dell'anno scorso, ottobre, novembre dell'anno scorso, il Comitato Aziendale di Bioetica di Padova ha autorizzato che venga tolto il respiratore ad un soggetto che poi era un grosso rugbista padovano, ha fatto anche scalpore sulla stampa, per cui se andate a cercare trovate chi era, perché lui l'ha chiesto. Lui aveva una sclerosi laterale amiotrofica, malattia che porta a una progressiva perdita di neuroni
fino a un completa incapacità, soprattutto quella più grave è la respirazione, anche la deglutizione eccetera, ma soprattutto la respirazione, uno non è più capace di respirare da solo. E ha chiesto ripetutamente, documentato, visto con più medici, la possibilità che venisse tolto il respiratore. Ok, questo è stato autorizzato dal comitato di bioetica padovano, di Padova, dell'azienda di Padova, USA di Padova. Questo è etico, ma non, tu non puoi chiedermi di toglierti il respiratore dopo che hai fatto un intervento chirurgico da cui so che guarisci. Non so se c'è. Cioè, per cui ci sono alcune cose che sono ritenute etiche, perché sono, cioè, perché sono ritenute etiche? Perché in quel momento tu non stai dando la morte, stai non prolungando uno stato di sofferenza e un normale processo del morire, non so se mi spiego, un naturale, più che normale, un naturale processo del morire, è una cosa un po' diversa. Una cosa è se io ti do la morte, un'altra cosa è se io ti lascio morire. Non so se seguiti. Questo è approvato da tutti, questo parere del comitato etico nasce da una richiesta che è venuto da un parlamentare cattolico che ha chiesto ma cosa facciamo in questi casi, ed è approvato dallo stesso parlamentare da tutti, cioè questo non è una legge, perché come vi ho detto spesso è difficile normare con una legge tutto lo scindibile di quello che si va a vivere dal punto di vista medico, ok? Ma è un parere autorevolissimo, perché è un parere di un organo consultivo plurimo, ok, del governo italiano, per cui capite la differenza, guardate che non è la stessa cosa, per quello che è importante che ne parliamo di queste cose. Spero di non avervi annoiato troppo. Grazie.